Questo è un lido particolare, un lido che è contro ogni tipo di barriera. E oggi c'è una manifestazione per la sicurezza, soprattutto per i bambini e i disabili in mare. Allora, questo lido è stato ideato e concepito insieme al comune di Isola Capoli Sud già dal 2013. Il nome Oltremare è il progetto che portiamo avanti ormai da 4 anni, è il progetto Mare Senza Barriere, per l'abbattimento soprattutto di tutte le barriere architettoniche, poter dare la possibilità a chi è impossibilitato, è fermo su magari un disabile e su una sedia a rotelle, di poter usufruire e accedere in spiaggia e poter fare il bagno per mezzo di una speciale carrozzina per disabile, una carrozzina job, una sedia galleggiante, dove una persona attenzionata viene portata in acqua e assistita dai nostri operatori specializzati e assistere. Oggi stiamo portando questa iniziativa sul nostro territorio insieme alla Società Nazionale di Salvamento, un progetto che si chiama Papà ti salvo io, l'educazione in mare, soprattutto concepito per i bambini che insegnano a noi, non a caso si chiama Papà ti salvo io. Verranno fatte delle lezioni di sicurezza in spiaggia e in mare, in presenza dei nostri istruttori specializzati, in presenza della Capitaneria di Porto, in presenza del Corpo dei Vigili Urbani di Isola, perché in quanto alla competenza è soprattutto anche loro, e dove andremo a fare delle simulazioni reali per il recupero delle persone in acqua e in più delle simulazioni con i cani di salvataggio per recuperare le persone. Noi siamo qui presenti dal 10 di giugno portando avanti fino a fine stagione, come già i numeri dell'anno scorso, con 936 presenze, di cui 363 persone con difficoltà motorie proveniente da tutte le province, parliamo soprattutto dalla provincia di Crotone, provincia di Vibo, provincia di Catanzaro e non per ultimo dalla provincia di Crotone e tutto il territorio, dove questo lido è diventato una nicchia di turismo accessibile, in quanto abbiamo coinvolto anche strutture alberghiere, strutture ricettive della zona che anche loro stanno spingendo e promuovendo il turismo accessibile nel territorio di Isola Capo Rizzuto.